pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti qui. Devo un ringraziamento particolare alla Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Francis Arinze, che ha conosciuto direttamente il Padre Paolino, e grazie a questo e qui, grazie non solo alla mia insistenza, ma forse all'insistenza che viene da qualche altro posto. E lo ha convinto, mi ha sorpreso una delle telefonate più piacevoli che ho ricevuto. Una sera mi ha detto, non conoscevo il suo numero di cellulare, mi ha chiamato improvvisamente e mi ha detto, ma lei non si arrende proprio mai. E questo mi ha colpito e mi ha detto, non vengo per lei, ma vengo perché non si sarebbe arreso neanche un po' di me. Grazie tante. Poi c'è qui l'amico Giuliano Urbani, con quale abbiamo anche condiviso un'esperienza di lavoro per un paio di anni, e che ho convinto a intervenire per raccontare dal punto di vista della sua cultura, della sua storia liberale e laica, perché questo non è un libro agiografico, non è un libro con un approccio clericale, diciamo così, perché questo era lo spirito poi della persona della quale stiamo parlando, per chi l'ha conosciuta. Naturalmente il primo ringraziamento dal punto di vista del contenuto è per Fiorella, che Fiorella Perboni, l'autrice del libro, che ha impiegato 3 anni per produrre questo libro su base storica, scavando non solo tra i documenti di casa a volte illeggibili nella casa dove io vivo, Via De Pretis 86, dove c'è anche la cappellina, andando a capire lettere con la scrittura di inchiostri, che grazie al cielo anticamente erano forse migliori di quelli di oggi, o venivano conservati con cura, e ha fatto una paziente opera di ricostruzione storica, anche intervistando direttamente tante persone che occorreva sentire personalmente, cominciando dalla sorella di Don Paolino, mia mamma adottiva Enrichetta, e quindi questo libro, per chi l'ha sfogliato, è già scritto in diverse parti in forma un po' diretta, diciamo così, di come ci fosse qualche personaggio che qua e là tra le pagine appare. E non posso non ringraziare Don Lucio, che frequenta casa e mi aiuta un po' in tutta la storia della famiglia da tanto tempo. Questo semplicemente per introdurre quello di cui oggi vogliamo parlare. Grazie anche a Cesare Salvi, che è parente della famiglia, e poi se vorrà potrà fare un intervento rappresentando una diretta testimonianza. A Gianni Letta, che ho trovato, che ha conosciuto però sia Don Tarcisio sia Don Paolino, sia la famiglia ai tempi del, credo, inizio anni 2000, l'Avvocatura Generale dello Stato. Quindi anche per lui, se fa piacere una testimonianza, sarebbe molto gradita di Letta, perché sono le cose che poi segnano di più al di là. La scrittura è importante perché resta qualche cosa, soprattutto penso per i giovani, per gli altri, l'esempio dato, la pratica data. Questo benedettino che ha avuto ora e un lavora, diciamo, molto molto complementarizzato, dove la parte dell'attività è stata molto importante. Ecco, detto questo, io adesso lascerei il primo intervento, la prima testimonianza diretta a Sua Eminenza, che può raccontare dal punto di vista internazionale e dal punto di vista di quello che è accaduto nel suo paese, grazie a Don Paolino. Eccellenze, illustrissimi professori, signore e signore, abbiamo un debito di ringraziamento all'autrice Fiorella Perone per averci regalato questo accattivante volume, Le avventure di un monaco in bianco e nero, un monaco che io chiamerò un intro.
intrepido ricercatore del volto di Dio. L'autrice ci mostra come il padre Paolino Bertrano Patrocchi abbia imparato dai suoi genitori Luigi e Maria come vivere per Dio. Questo si fa perché piace a Dio. Questo non si fa perché non piace a Dio. E questo criterio si applica alle cose più piccole e a quelle più importanti. Padre Paolino, sempre pronto a difendere gli altri con le parole e con i fatti, per usare la frase di sua sorella Enrichetta, salvò un buon numero di persone, uomini, donne, bambini, dalla morte di fame su una montagna della Jugoslavia nel 1942. Si distinse come monaco benedettino, parroco, cappellano militare, organizzatore di assistenza dopo la guerra, fondatore e promotore di ciò che diventò la Pontificia Opera di Assistenza Caritas, e poi, quasi per coronare la sua vita di ricerca del volto di Dio, trappista a Fratocchia e promotore di cause di beatificazione e di canonizzazione per l'ordine trappista. Il volume davanti a noi ci permette di incontrare Padre Paolino e per quelli che lo conoscevano di rincontrarlo. È impressionante che Padre Paolino si fa trappista, cito, per assecondare il suo bisogno di essere sempre più vicino all'intimità con Dio, tanto che il suo solo rammarico una settimana dall'ingresso a Fratocchio era quello di non aver compiuto quella scelta molto tempo prima. Si può immaginare che una gioia speciale per Padre Paolino verso la sera del suo pellegrinaggio terreno deve essere stato il fatto non comune di aver con suo fratello Padre Tarcisio, Padre Don Tar, con lui, concelebrato con il Santo Padre, Santo Giovanni Paolo II, la messa di beatificazione dei genitori, il 21 ottobre 2001. Aveva la gioia di essere lì. Ho conosciuto Padre Paolino nell'anno 1981, quando, come arcivescovo di Onitsha in Nigeria, mi sono recato dall'abate generale trappista Don Ambrose Saudi, che è morto l'anno scorso, per chiedere l'aiuto del suo ordine nella promozione della causa di beatificazione del trappista nigeriano Padre Cyprian Michael Iwenetansi. L'abate disse a Padre Paolino di dare il massimo aiuto all'Arcidiocesi di Onitsha, perché l'abate Don Ambrose, quel tempo abate generale, era circa 30 anni prima abate in Mount St. Bernard in Inghilterra, dove questo nigeriano era monaco trappista, dopo 13 anni come sacerdote diocesano in Nigeria. Ha fatto 14 anni nel monastero ed è morto nell'anno 1964. E Padre Paolino fece proprio così, dando massimo aiuto a noi in Nigeria, perché non avevamo la tradizione di come promuovere la causa di beatificazione. Allora il Papa Giovanni Paolo II, adesso santo, si è recato in Nigeria a beatificare questo sacerdote 22 marzo 1998. A nome dell'Arcidiocesi di Onitsha e della Chiesa in Nigeria, devo ringraziare di cuore Padre Paolino Bertrano Patrocchi. Posso anche dire, quando ero
prefetto della congregazione del culto divino, Padre Paolino è venuto a nostra congregazione per chiedere una messa per coniugi, per marito e moglie, perché nel messaggio abbiamo una messa per santi e una messa per sante, ma non abbiamo una messa per marito e moglie, una unica messa. Lui ha chiesto questo. Quando non potevamo finire, lui è andato al Papa e poi è tornato da noi. Abbiamo detto, va bene Padre Paolino, approviamo questo testo che lei ha suggerito a noi, perché lui era ben informato. Approviamo questo testo ad hoc, soltanto per i suoi genitori, perché ci voleva molto più tempo e passi per il mondo intero. Ecco la ragione speciale per cui non potevo non essere qui oggi. Nella presentazione di questo volume, grazie a Fiorella Perone e ancora grazie a quelli meglio informati di me che noi ascolteremo adesso. Grazie. Grazie. Forse adesso possiamo dare la parola all'autrice che può raccontare qual è stata l'esperienza di questi 3 anni e poi potremo sentire il punto di vista laico di Giuliano Urbani e un riepilogo dal punto di vista ecclesiale con Giulio Lucio. Intanto Francesco mi ha ringraziata, ma io a mia volta ringrazio lui perché ha scelto me per questo incarico che è stato chiaramente, questa sala può comprendere non solo un lavoro, è stata una ricerca molto stimolante e coinvolgente. Stimolante per varie ragioni, coinvolgente per altrettante, per la personalità stessa di Don Paolino. Io non l'ho conosciuto, lui era già scomparso quando io ho cominciato la ricerca, quindi mi sono mossa su un terreno in parte sconosciuto per me, perché vengo dalla storia delle relazioni internazionali, normalmente la ricerca parte da una bibliografia, e invece sono partita dalle testimonianze e quindi questo mi ha consentito di incontrare tutto un mondo straordinario che era quello di Don Paolino e delle persone che erano intorno a lui. Mi riferisco Francesco, che è stato fondamentale in alcuni momenti della ricerca, e a Enrichetta, naturalmente, da cui fondamentalmente sono partita. La prima persona con cui ho parlato cercando una testimonianza è stata Emilia Salvi, cugina di Padre Paolino e di Enrichetta, da loro definita seconda sorella. Io vivo a Lecce, Emilia viveva a Lecce, quindi mi sono recata da lei. E sono partita per la testimonianza e immediatamente sono venuta qui a Roma a parlare con Enrichetta. Ho registrato ore di conversazione tra di noi, questo chiaramente mi emoziona anche un po', è nato anche un grande affetto, un'amicizia, il lavoro è stato lungo. E poi da quella testimonianza che si dipanava nei giorni, nelle ore, via via venivano fuori una serie di informazioni, allora ecco lì il mio compito di storica era chiaramente cercare i documenti, le fonti che confermassero o correggessero i ricordi di Enrichetta, e via via poi di testimonianza in testimonianza, di documento in documento, veniva fuori una storia sempre più ricca. E la storia, io lo scrivo nell'introduzione, che raccontare la storia del padre Paolino è come raccontare la storia di un secolo d'Italia. Lui c'era ovunque, in tutta la nostra memoria collettiva, in tutto l'immaginario collettivo italiano della storia del secolo breve, lui c'era. Forse l'ha anche reso ulteriormente breve perché era talmente veloce e faceva talmente tante cose che ha contribuito a quella definizione. E, per quanto riguarda la ricerca, naturalmente non sempre è stato facile recuperare i documenti. Mi riferisco ad esempio all'ordinariato militare,
avevo certezza che ci fossero i documenti lì, ma insomma l'intervento di Francesco è stato prezioso in più di un'occasione, perché non avrei potuto con le mie sole forze ottenere. E è stato un viaggio, cioè quello che voi leggete è un viaggio che io stessa ho fatto attraverso le lettere. La maggior parte dei documenti utilizzati sono inediti, chiaramente, e quindi le lettere, gli scritti, i pensieri, i racconti, è un viaggio dentro la storia di padre Paolino, della sua famiglia, perché davvero è un caso eccezionale di inestricabilità dei membri di una famiglia, che sono i quattro figli con i genitori, rappresentano davvero un tutto unico, c'è un filo che li lega inestricabilmente l'uno all'altro. Padre Paolino ha rappresentato certamente l'immagine più vivace, più poliedrica, più esuberante e, come diceva Righetta, rocambolesca. Quello che mi sono resa conto, colto più nel segno, è stato scoprire che Guareschi si sia ispirato a Don Paolino per il personaggio di Don Camillo. Questo è facilmente comprensibile, Don Camillo era amato da tutti. Io non ero nata quando, eppure so perfettamente chi è, mi appartiene anche alla mia storia, a un immaginario che è anche mio. E anche per me è stata un'emozione ricostruire man mano questo rapporto con Guareschi e questa somiglianza tra Don Paolino e Don Camillo, e poi ritrovare una dichiarazione esplicita di Guareschi che diceva: Don Camillo e Don Paolino, e io l'ho conosciuto nel 1945. E lì c'è anche un altro aspetto che è tra quelli che più ho amato della storia di Don Paolino, che è quello relativo al capitolo della guerra, alla resistenza, e non solo per gli aspetti più facilmente naturalmente encomiabili da un punto di vista valoriale, insomma la resistenza appunto, quindi il fatto che lui, così come il resto della famiglia, abbiano salvato molte vite, ma anche proprio perché il modo in cui lo faceva, questa forza, questa veemenza che metteva nelle cose, è appunto rocambolesca. A me una delle prime descrizioni che Righetta mi ha fatto di Don Paolino, e che in qualche modo mi ha guidata, probabilmente perché mi aveva molto affascinata, era la frase che porto nel libro, in cui diceva: era rocambolesco, amante dei ciarlatani. Ora, a questa sala probabilmente non devo spiegare cosa significa amante dei ciarlatani, ma appunto non aveva nulla di convenzionale e non amava ciò che era convenzionale. E nelle pagine di questo libro, credo, spero di aver trasmesso in ogni pagina, in ogni parola, questa specialità. Specialità che era però anche una sorta di assoggettamento al proprio destino e quindi al proprio talento. E in questo caso mi riferisco all'aspetto che è rimasto più oscuro per chi l'ha conosciuto, cioè il passaggio alla trappa, quindi questa personalità così forte, per esempio ovunque, la riunione del Polesi, anche un bel giorno, con un seguito straordinario di fedeli, con una vita ricchissima, avendo dato vita a moltissime opere assistenziali, sanitarie, creative, ovunque, un bel giorno decide di lasciare Parma, lasciare la vita benedettina, lasciare la parrocchia e farsi trappista, andare a Trattocchio. Non è stato compreso,
per lui era chiarissimo e molto chiaramente l'ha spiegato prima ai familiari, per lettera, insomma, ho avuto l'onore di leggere prima gli altri, ma poi insomma ve le ho trasmesse le lettere private alla famiglia di Valle Paolino quando fosse quella scelta. E, per chi lo conosceva è stato più complicato comprenderlo. In realtà lui cercava proprio l'elmo, lui cercava una meditazione ancora più intensa di quella che la trappa in sé di come sentiva. Lui ha chiesto ripetutamente al suo abate alla trappa di essere un eremita. E invece anche alla trappa, poi sono gli anni, quindi mentre trappisto nel 62, nel 64 c'è il Concilio Vaticano II, cambiano anche le norme della trappa e lui da trappista si ritrova nuovamente, e forse, anzi più di prima, a intanto rivoluzionare la trappa stessa e poi si ritrova a fare il postulatore e quindi a viaggiare in Cina, in Nigeria, in giro per il mondo, e anche le sue cause di postulazione sono in certi casi inconsuete. Io sono rimasta molto colpita ad esempio da Raphael Arnaiz Barón, su cui Paolino ha scritto anche un libro nel fascino dell'assoluto, un santo spagnolo. In realtà era un oblato, un trappista, era un giovanissimo oblato, malato di diabete, quindi non aveva potuto diventare trappista, aveva 26 anni, è morto a 29 se non erro. E lui è diventato santo ed è il santo più amato in Spagna, cosa che mi sfuggiva prima di incontrarlo attraverso padre Paolino, per la sua scrittura, per la sua capacità letteraria e poetica. Ecco, questi erano i personaggi che padre Paolino amava e che a mio parere lo rappresentavano. Per ora mi fermerei perché non voglio deviare, poi magari... Grazie. Può fare un flash dal punto di vista, un suo intervento dal punto di vista, diciamo, laico, la base laica di Don Paolino. Ma io nel portare questa testimonianza confesso due cose. La prima è che sulla base delle cose affascinanti che ho letto e che ho sentito e continuo a sentire, provo un dispiacere enorme di non averlo conosciuto, perché una personalità così è rara sotto tutti i profili e essersela persa mi dispiace, sentimento molto umano, ahimè. Seconda sensazione è che parlo quindi non per averlo conosciuto, ma per aver tratto una impressione dalla lettura del libro e poi da testimonianze come quelle che ho avuto in seguito con Francesco, che invece avrebbero conosciuto, poteva dirmi qualche cosa in più, naturalmente. La primissima cosa, io sono rimasto stupito, ma ammirato, quasi sconcertato, dalla modernità di Don Paolino rispetto al suo secolo, rispetto a quello che dobbiamo vivere oggi. E francamente l'ammirazione è infinita, ma è quasi sgomento, cioè nel senso che è incredibile come questo signore abbia potuto, nella sua vita lunga e intensa, camorresca, acchiappare l'essenza di questi anni, come molti, molti altri non sono riusciti a fare naturalmente. Qui mi arrischio naturalmente, perché non avendo conosciuto tento un'interpretazione, ma mi sarebbe, ripeto, mi ha fatto enormemente piacere poterla verificare di persona. Arrischio addirittura anche un'interpretazione del perché lui sia a un certo punto passato dall'ordine dei Benedettini, diciamo, alla vita della trappa, ecco, e poi magari okay, provi
Santo sia anche un riformatore della pittura della stessa, che è già incredibile, perché uno sceglie di vivere in una dimensione, però poi spera di contribuire a cambiarla. Naturalmente la speranza è sempre per il meglio, naturalmente. Allora, il cuore di quello che ho capito di Don Paolino è, nella sua scelta benedettina e anche conseguentemente nella sua scelta trappista, ma insomma, è un signore che concepiva la vita con gli altri e per gli altri, le belle parole che ci ha detto Sua Eminenza, come la speranza di dare un contributo al dialogo, io non so se interreligioso solo, ma in generale al dialogo con gli altri. Perché ho ad esempio immaginato una cosa, e cioè che lui amasse parlare con gli altri molto prima di giudicarli, e soprattutto non per giudicarli, ma per scambiare qualche cosa sulla quale, come dire, lui poteva non avere tutte le ragioni, ecco, ma dal dialogo scaturisse un arricchimento reciproco, proprio in termini antropologici, classicamente antropologici. Se ci si parla, ci si scambiano forse valori, sicuramente stili di vita, esperienze di vita, le quali comunque in termini culturali, ripeto, ci arricchiscono e quindi ci consentono di essere veramente migliori. Migliori di che cosa? Migliori di prima del dialogo, o di come si era in assenza del dialogo. Se avessi cultura specifica, mi arrischierei di più su questo dialogo interreligioso che in qualche modo incarna anche Don Paolino, ma certamente ci ha visto una straordinaria forma di collaborazione e di conoscenza reciproca, e questo ce lo comunica anche con i suoi, le sue opere. Io non mi arrischio a sintetizzare la sua lezione, però alcune cose mi hanno talmente colpito che mi permetto di chiamarle. Naturalmente, per carità, la scelta di un benedettino, tutti ripetiamo, ora lavora, perché lui lavora, è talmente marcato e coerente con la preghiera, con il suo senso della carità cristiana, che viene da sé in qualche modo. Quindi il collegamento naturalmente è essenziale, ma dalla lettura e dalle testimonianze si capisce che il personaggio era sfaccettato come pochissimi altri. Quando si parla della sua ironia, del suo coraggio, della sua lealtà, della sua creatività, del suo senso della famiglia e contemporaneamente di questo enorme dono della carità cristiana, che, come dire, era tanto più ricco quanto più lui voleva farne un dono da usare anche nei confronti e soprattutto nei confronti degli altri. Quindi queste doti come aspetti del desiderio di questa conoscenza reciproca che era all'origine del dialogo stesso e che si è visto poi nella sua vita, non solo ha arricchito lui, ma ha arricchito tutti i suoi, come dire, dialoganti. A questo punto mi arrischio con un passo ulteriore. E cioè, Don Paolino mi è sembrato di capire che avesse una sua, rischio la gaffa addirittura, una sua dimensione laica. Perché? Perché non aveva, come dire, era evidentemente attaccato e certo delle sue verità, ma non aveva nessuna propensione a imporre, nessunissima. Voleva che gli altri ci arrivassero dove ci arrivava lui. Naturalmente c'è il dono della grazia, tutte cose che conosciamo bene, che siamo anziani, la donna Abbondio un po' per il coraggio, nel caso di Don Abbondio. Ma questo voler parlare con gli altri per cambiarci tutti e due nel dialogo, perché se non è un dialogo, è un duologo o è un monologo, un doppio monologo, cessa di essere un dialogo. E questo è semplicemente stupendo, è fantastico.
che qui ho detto che li ha resi ulteriormente, quindi oso su questa strada. Certamente Don Paolino, dicevo prima, era, come dire, fortemente attaccato alle sue verità, quelle che contenevano una ragione di vita molto alta e molto nobile, però altrettanto evidentemente dalle cose che si leggono e si vedono, lui era una costante ricerca, volete del miglioramento, volete dell'arricchimento culturale, mettiamola come ci pare, di un qualche cosa in più ed altro. E da questo punto di vista il dialogo, specialmente in materia religiosa e interreligiosa, è un formidabile strumento per riflettere. Ma questo uomo che aveva il dono stupendo, aveva una parola convincente, efficace, ricca, penetrante, e contemporaneamente a un certo punto sente il bisogno della trappa, cioè del silenzio, sente il bisogno di rinunciare a una delle sue, diciamo, doti naturali in qualche modo. Perché? Questa è la domanda che mi sono fatto, è una specie di contrappasso che mi appelle da questo punto di vista, perché sente probabilmente, qui veramente a rischio tutto, l'inadeguatezza di quello che può usare rispetto alla delicatezza e alla grandezza delle cose che voleva trattare. Non so se è così, mi piace pensarla così, perché ci ho visto un uomo dotatissimo, ma contemporaneamente ricchissimo di umiltà. Cioè, l'umiltà era probabilmente, quelli che l'hanno conosciuto lo confermano, la sua dote ulteriore che non si concilia normalmente con la consapevolezza di essere una persona straordinariamente ricca culturalmente, come fede, come esperienza, fa, perché sente il bisogno, scusate, banalizzo, di stare zitto, improvvisamente. O comunque di parlare d'altro, cioè di svolgere un dialogo con le comunità presso le quali va a vivere, che sono comunità con le quali devi più ascoltare che parlare, perché non hai moltissime cose per penetrare nella loro testa. Non conosco molti di questi paesi, ma uno almeno lo conosco, la Cina. Così ha fatto Matteo Ricci anche a suo tempo, qualche secolo prima, ma con l'umiltà di parlare di quelle poche cose che non erano di carattere religioso, come geografo, come geologo, come, e contemporaneamente di sentire l'altro, cioè voler ascoltare l'altro. Farsi cinese non per piaceria, ma farsi cinese per arricchirsi della lezione storica dei cinesi. Da questo punto di vista, dialogare con le verità dell'altro e per le verità dell'altro mi sembra una straordinaria intuizione per il secolo in cui viviamo. Siamo diventati 7 miliardi, qualche anno fa un pochino meno, ma ci avviavamo velocemente. Beh, i 7 miliardi convivono in pace esclusivamente se l'approccio è quello di Don Paolino, altrimenti non convivono in pace, e certamente gli è difficile anche arricchirsi vicendevolmente. I fondamentalismi di tutte le risme ci chiudono, non ci aprono. Don Paolino è il trionfo dell'apertura, aveva strumenti per farlo. Ecco, allora avete capito perché, avendo sentito, avendo letto il libro, avendo sentito le testimonianze, il dispiacere di non averlo potuto conoscere è veramente il dispiacere di chi sente di non poter essere arricchito, di non essere stato arricchito da questo straordinario personaggio, straordinariamente moderno per i nostri giorni. Grazie. Grazie. La parola a Luca per qualche considerazione, visto che l'ha conosciuto di persona, e poi vorrei qualche testimonianza.
Fiorella diceva una cosa interessante, che in questa famiglia tutte le persone sono tra di loro legate da una inestricabilità. Puoi parlare di Paolino, parli della mamma Maria, parli per forza di Enrichetta, di Lontano e compagnia, e anche un po' di Fanny. Ora, l'aspetto che io avrei scelto di sottolineare, perché anche questo mi sembra molto moderno, è la relazione di Don Paolino con le donne. E dalla mamma, che era fiorentina e che ovviamente è la prima donna che lui ha conosciuto, riceve il dono dell'ironia. Ma questa mamma era anche una donna di grande fede. È stata lei in qualche modo a orientare all'inizio il futuro marito Luigi verso la pratica della fede. C'è in particolare un momento molto drammatico nel quale la mamma è andata a pregare per i figli al Divino Amore. È stato quando i figli sono stati chiamati come cappellani militari. Il 13 agosto del 1940 Maria va alla Madonna del Divino Amore. Come tutte le mamme che facevano la stessa cosa, scrive i nomi su un foglietto, poi si fa fare dei tesserini che spedirà ai figli. Mamma ha pregato per voi, la Madonna vi protegga. Che cosa accade? Questa donna arriva il fiuto. Nel 42, esattamente lo stesso giorno, il 13 agosto, Don Tarcisio è su un incrociatore al largo di Lipari e sulla prua della nave scatta fotografie insieme a un corrispondente di guerra. Quando i due ripongono gli arnesi e si spostano verso il centro della nave, la prua viene colpita e distrutta. Salvi per miracolo. Il 13 agosto del 43 Don Paolino è alla frontiera di Jugoslavia. Soccorre morti e feriti. La notte del 12 agosto arriva la notizia che un soldato, padre di quattro figli, è caduto in un'imboscata. Il cappellano si fa accompagnare da una ventina di soldati per recuperare la salma. Sono le 3 di mattina, una pallottola gli sfiora il volto. Madonna del Divino Amore ha protetto in extremis la vita del figlio. Contemporaneamente, e guardate, questo sembra un intreccio di romanzo, invece storia, Suor Cecilia, che era la Fanny, l'altra sorella, era diventata anche lei benedettina, scampa alla distruzione del convento. La notte del 12 agosto viene colpito il monastero delle Benedettine di via Bellotti da parte dei bombardamenti alleati. Il cardinale Schuster ordina di abbandonare il convento. La notte seguente il convento sarà raso al suolo, appena in tempo per Suor Cecilia e le sorelle. E in un'intervista che Don Paolino ha rilasciato nel 2001 dice così: i miei genitori si sono sposati nel 1905. Lui di origine friulana, mia mamma era una Corsini di Firenze. Nel 1905 arrivava una dichiarazione d'amore molto romantica, semplice e viva. Dopo alcuni mesi, quindi non dopo decenni come succede adesso, si sposarono in Santa Maria Maggiore, che era la loro parrocchia. Noi siamo stati 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, oggi siamo solo in 3. Perché Stefania, chiamata Fanny, poi Suor Cecilia, era già morta nel 93. Il primo, Don Tarcisio, compirà a breve 96 anni, io il terzo sto per compierne 92. Quindi una famiglia molto longeva. Ma è interessante vedere cosa dice la mamma sui figli. Li definisce così: Filippo, il futuro Don Tarcisio, ribelle, un monelluccio; Fanny, sbarazzina; Cesare, Don Paolino, il solito amore. Nel 1910 Don Paolino aveva solo pochi mesi. Data la sua precocità avrebbe tirato fuori tutta la sua vivacità. E Maria avrebbe scritto di lui: è vivacissimo, un cuore grosso così, pronto sempre a far piacere agli altri, ma anche sempre pronto ad affibbiare qualche sberla. Quando accadrà il cambiamento, veramente di temperamento, in questo ragazzo così vivace? Quando si seppe che stava per nascere Enrichetta.
perché quello fu un momento di gravissima difficoltà per la famiglia. Alla mamma Maria avevano diagnosticato una gravidanza difficile, quasi impossibile, il rischio cioè di perdere la vita nel mettere al mondo la figlia. Ma noi sappiamo bene che invece Maria ha voluto perseverare, poi Enrichetta è nata sana. La paura, la tensione, la gravità che si respirava in casa, il pericolo di perdere la mamma, ha prodotto nel futuro Paolino questo mutamento, quindi come una crescita nella serietà, nell'affrontare la vita, nel capire che veramente rischiava di perdere la persona più cara, la mamma. E poi contemporaneamente lui fu mandato dalle suore, come gli altri due, pure se era più piccolo. E qua è Enrichetta che racconta: all'asilo dalle suore gli ordinavano di stare zitto e fermo, ma quando il compagno di banco gli chiese come si chiamava, lui gli minacciò con uno schiaffo. E poi c'è l'episodio degli scout. A 13 anni, guidando una squadriglia a Tor Pignattara, esploravano delle rovine romane, un suo squadrigliere cadde battendo la testa. Cesare, con prontezza e sangue freddo, affidò un compagno alla squadriglia e portò il ragazzo in ospedale. Ma Enrichetta si ricorda che, vedendo il sangue di una ferita alla gamba del fratello Filippo, era svenuto. Quindi ha un coraggio da leone nelle circostanze, cosa che poi gli permetterà di fare tutte le cose straordinarie che ha fatto da grande, e contemporaneamente però, dice sempre Enrichetta, che gli fa le pulci, era il più disordinato, il più sciatto, quello con il calzettone a metà. Appunto che la mamma, quando tornava da scuola, prima di andare a tavola faceva l'ispezione, doveva controllare le gambe per vedere se non c'era qualche livido o qualche sbucciatura. Quindi indisciplinato, esuberante, ma leale quanto mai. E questo era Paolino nell'infanzia, questa era la sua famiglia, la famiglia dell'impegno sociale, cristiano, ma anche di una coppia, di una mamma, che portò avanti una gravidanza che tutti avevano sconsigliato. Quindi da questa mamma lui ha tratto la vivacità, l'ironia, la forza della fede, la serietà. Nella relazione con Enrichetta noi abbiamo una diagnosi che ha compiuto lo stesso Don Paolino quando Enrichetta stava per compiere 50 anni. Lui era già fra Maria Paolino da pochi mesi. Il fatto è che Enrichetta era praticamente con la mamma e lui riesce a trovare un modo per fornire alla sorella delle motivazioni molto forti per stare accanto alla mamma. In qualche modo le cuce su misura un vestito, una missione. Ascoltiamo quello che scrive lui stesso. Sono già 5 mesi che io sono qui e 49 anni che tu sei mia sorella. Buffissimo questo modo di parlare, che era tutto suo. Non tu mi hai mai detto, Enrichetta mia cara, fino a che punto ti sono grato per quello che rappresenta per me la tua presenza a fianco di mamma. La sicurezza, la serenità, la gioia, la tenerezza, la riconoscenza per quello che tu sei e fai per tutti noi accanto a lei, consentendo a noi di poter continuare sereni, tranquilli e fidenti sul cammino diverso che il Signore per noi ha tracciato. Quindi Don Paolino è Don Tara ad extra e Enrichetta ad intra. E quanto ne sono grato, oltre che a te, al Signore e alla sua mamma.